Non so se l'ha letto, ma il rapporto sull'economia provinciale pubblicato dalla Camera del Commercio mette i brividi. In uno scenario così scoraggiante, cosa intende fare nel concreto per ridare ai più giovani il coraggio e gli strumenti per fare impresa qui a Voghera? Chiaramente le risorse economiche che tutti gli anni sono sempre meno non è così facile. Io parlo in prima persona perché sono commerciante. Posso dire, ma con molta umiltà e sempre ritornando a un discorso di concretezza, valutare sull'economia del comune ed eventualmente su una progettualità per i giovani andare incontro ad un eventuale finanziamento per aprire le loro attività, però sempre con un atteggiamento di sincerità. Quindi non possiamo noi creare delle cattedrali se non si possono fare, quindi molto, molto delicata la cosa, molta attenzione soprattutto. Guardi, io le posso dire, in tutta serenità che, probabilmente questi dati che emergono sono dati ai quali, deve rispondere un paese intero, che è il paese Italia, che è un paese che ancora una volta ha un governo, peraltro non eletto, che sistematicamente fa fatica a dare risposte incisive. Tante dichiarazioni di intenti, ma poche risposte incisive. Per quanto riguarda la città di Voghera, abbiamo impostato e si accrescerà ulteriormente la sinergia che, come ho già detto, con questo tavolo permanente per l'occupazione, che è stato istituito, al quale partecipano le associazioni appunto di categoria e i sindacati, che avrà il compito di monitorare in modo molto preciso e puntuale quelle che sono le esigenze, ma da parte dell'amministrazione comunale c'è all'interno del programma una pianificazione che prevede una attenzione particolare alle start-up, quindi all'avvio di impresa, soprattutto da parte di giovani, attraverso un'istituzione di una sorta di incubatore, di una sorta di polo tecnologico, del quale il comune di Voghera, come comune, dovrà essere parte integrante e protagonista. Questo noi è una cosa che abbiamo all'interno del programma. Ma non è semplicemente, come è sempre stato per quanto mi riguarda, fino ad oggi, semplici dichiarazioni, ma volontà precise, indicate anche dal metodo attraverso il quale raggiungere l'obiettivo. Beh, sì, qui a Voghera. Intanto, se proseguo il ragionamento di prima, se l'azienda municipalizzata fosse effettivamente il braccio operativo del comune, a questo punto i tecnici e le strutture dell'azienda potrebbero essere impiegate per incentivare l'uso di fonti energetiche alternative, installando pannelli solari, facendo manutenzione in funzione di passivizzazione degli edifici, aiutando le singole persone, ma specialmente gli amministratori di condominio, a superare, diciamo così, gli ostacoli burocratici per presentare pratiche che vadano a condizionare, a facilitare, a spingere anche i privati a utilizzare fonti energetiche alternative come sostanzialmente quella del sole e quella del risparmio. Il comune può cominciare sicuramente questi interventi negli edifici pubblici, ma l'incentivazione, il favorire l'uso di queste fonti energetiche che non sono impattanti, non sono inquinanti e consentono un risparmio
alle famiglie e alle imprese, questo secondo noi dà una spinta proprio all'occupazione locale. In secondo luogo, noi diciamo che la città di Voghera deve fare riferimento al territorio in cui ci troviamo, il territorio dell'Oltrepò, il territorio vocato a una funzione agroalimentare. Io faccio presente che tanti anni fa a Voghera c'erano industrie di trasformazione agroalimentare come la Ligure Lombarda, che era una delle principali a livello nazionale. Ieri ho seguito un eccellente convegno tenuto all'Istituto Agrario Gallini, dove si parlava di biodiversità, e ci sono stati alcuni giovani ragazzi che erano ex studenti del Gallini che hanno o impiantato o proseguito nell'attività di un'azienda agricola familiare. Vi assicuro che su questo campo delle coltivazioni di alimenti a chilometro zero, dei vigneti coltivati secondo sistemi tradizionali, di allevamenti di razze autoctone. Ieri parlavano in particolare della mucca varzese. Insomma, ci sono degli spazi di sviluppo economico e lavorativo veramente inesplorati, e che il comune di Voghera, come chiamiamolo così, centro di riferimento di tutto il territorio Oltrepò, può veramente favorire e agevolare. Beh, guardi, molto semplicemente la realizzazione dei progetti per i giovani è mancato, e quindi noi dobbiamo ripartire dall'anno zero per dire cosa bisogna dare ai giovani. Sicuramente delle strutture dove possono fare aggregazione. Se questo viene meno, è ovvio che tutti questi progetti solo scritti restano su carta. È una macchia nera che sporca un foglio bianco. I giovani vanno avvicinati secondo le loro esperienze. Io ho avvicinato tanti giovani, ho avuto un ragazzo in lista, un 19enne, il quale mi dice: se le cose che noi abbiamo scritto insieme, che abbiamo comunque condiviso, e tra pochi giorni andremo a divulgare nella città, è l'aspettativa che necessariamente i giovani si aspettano, noi faremo sicuramente un risultato dove le aggregazioni giovanili possono essere realizzate. Cioè, non significa disperdere un'energia giovane tra un centro piuttosto che un altro. È ovvio che mettere assieme tanti pezzi diventa difficile, ma ci riusciremo. Conosco molto bene questa relazione, sono circa 100 pagine che denunciano la provincia di Pavia essere la maglia nera della regione Lombardia. 11 punti persi in termini di valore aggiunto, a metà classifica sullo sviluppo economico, un PIL che per 7 trimestri è in decrescita, una diminuzione costante del numero delle imprese, al di là delle imprese del volontariato che aumentano in funzione dell'invecchiare della popolazione. Questo è uno dei nostri punti cardini. È qui che si intercetta quello che noi abbiamo definito il piano strategico. Lo sviluppo economico passa attraverso due linee guida. La prima è muoversi insieme a tutto il territorio oltrepadano. I limiti della cinta taziaria non sono più sufficienti a determinare capacità attrattive e capacità di individuare finanziamenti. Il secondo elemento è far proprie i modelli di sviluppo delle città più avanzate, come Bergamo per esempio. Semplificazione amministrativa, rimodulazione delle tasse per tutte le aziende innovative che arrivano sul territorio. E aggiungo un documento che esprime una forte volontà congiunta da parte delle organizzazioni sindacali e da parte di Confindustria,
il patto per lo sviluppo del territorio lombardo, che identifica delle precise direzioni di intervento per poter da una parte fermare il declino e aprire la strada al rilancio della città e dell'Oltrepò. Allora, è vero, lo scenario è scoraggiante, però lei sa che quando la parola crisi, tra l'altro è una parola molto conosciuta come con degli ideogrammi orientali, è formata da due parole. Una è pericolo, l'altra è opportunità. Quindi la situazione scoraggiante è quella di pericolo in cui ci troviamo, però questo assolutamente richiede grande coraggio, non ci si può più permettere di arroccarci dietro appunto situazioni di depressione, di malessere, di scarsa voglia di rimettersi in gioco. Quindi noi intendiamo proprio attivare anche dei momenti di incontro con i giovani, col supporto anche di professionalità diverse che si occupano proprio dell'aspetto motivazionale delle persone, proprio per aiutare i giovani a ritrovare questo coraggio e questo interesse, perché in realtà i talenti nella nostra città ci sono e quindi vanno semplicemente trovati, invitati e incoraggiati, e ci sono gli strumenti. L'amministrazione proprio deve avere questo ruolo per aiutare le persone. Quindi non c'è assolutamente, non trovo assolutamente valido il concetto di impossibilità di invertire la situazione. Ripeto, i settori di sviluppo nei prossimi decenni sono stati individuati. È evidente che non si può pensare di ritornare al passato, ovvero a un certo tipo di industria manifatturiera che non ha più possibilità di futuro. Quindi i settori ci sono, le risorse a livello europeo ci sono. Ricordo che purtroppo l'Italia perde spesso la possibilità di accedere a questi finanziamenti semplicemente per la disorganizzazione e l'incapacità di proporre progetti in forma corretta. Tra l'altro devono anche essere presentati in lingua inglese, si figuri, quindi c'è anche questo problema. E noi purtroppo perdiamo, sono soldi nostri tra l'altro, perché noi contribuiamo ai fondi per la Comunità Europea, che a sua volta, anche se in quantità minore, ce li restituisce per essere utilizzati. Quindi io non sono assolutamente scoraggiata e sono sicura che i giovani adeguatamente informati e aiutati, ripeto, anche con professionalità che si occupano di comunicazione e di motivazione, possono ritrovare questa fiducia e la voglia di investire, perché già nel territorio vedo giovani che realizzano progetti, magari solo a livello sperimentale, mi riferisco ad alcuni giovani per esempio dell'Istituto Maserati che stanno già lavorando sui droni. I droni sono per esempio un'attività che per l'aspetto agricolo, l'aspetto di sicurezza, l'aspetto che riguarda anche la protezione civile oppure interventi sanitari laddove non si può tempestivamente intervenire, per esempio, sono già un settore. E ripeto, a Voghera già ci sono giovani che lavorano, anche se solo magari in questo momento a livello di hobby, possono addirittura diventare una professione e possono essere localizzati su questo territorio. Quindi noi vogliamo attrarre imprese innovative, imprenditori innovativi, oppure aiutare i giovani a diventare imprenditori di se stesso. Tra l'altro il Movimento 5 Stelle ha già implementato una situazione molto concreta, che è quella per esempio del microcredito. I nostri parlamentari negli ultimi due anni hanno restituito il 50% dei loro stipendi, quelli sia al Senato sia alla Camera, e questi sono diventati un fondo di garanzia, al quale il Ministero dell'Industria ha affiancato altri 30 milioni di euro, quindi non sono tantissimi, ma sono 40 milioni di euro che daranno la possibilità, essendo suddivisi in tranche di 25.000 euro, che significa poter avviare, per esempio un giovane può avviare con 25.000 euro tranquillamente un'attività, perché è la fase d'avvio quella più complicata, anche a Voghera, perché questi fondi sono a disposizione di tutti i cittadini italiani, e sarà tra l'altro un fondo a rotazione, perché questi soldi verranno restituiti e quindi alimenteranno un circuito virtuoso che alimenterà la possibilità di finanziare imprese giovani e innovative. Certo, intanto dobbiamo aiutare il commercio. Voi sapete che la grande distribuzione è inarrestabile, dove vuole andare apre supermercati da tutte le parti. Io invece
sono dell'avviso che non sono contro la grande distribuzione, ma è difficile fermarla se la grande distribuzione vuole aprire. Io penso però che è possibile, come dire, aiutare i commercianti del centro storico su piccole cose, magari ritoccando le tasse, ritoccando la TOSAP, ritoccando la viabilità, dando più aree di parcheggio. E se ci pensate, 100 negozi che lavorano sono 100 posti di lavoro in più, insomma, e quindi non è solo la grande distribuzione che dà posti di lavoro, ma anche il piccolo commercio. Quindi cercheremo di fare di sgravi fiscali e sostegno con viabilità e riduzione di impegno e di burocrazia per aiutare il piccolo commercio. Mano d'opera, artigianato e piccole e medie imprese. Quali politiche cittadine attuerà per tutelarle e rilanciarle in barba, per esempio, ai grossi centri commerciali che circondano tutta la città? Noi avevamo circa 2-3 mesi fa fatto una petizione, appunto la petizione aveva questo titolo, aveva basta centri commerciali nella città di Voghera. Credo che il centro commerciale abbia completamente rovinato il settore commerciale a Voghera e continuerà, però dobbiamo anche dire che la grande distribuzione non passa attraverso il comune, ma passa attraverso la regione, quindi sopra i 2000 metri quadri la licenza viene autorizzata dalla regione, quindi il comune non può così tanto fermare questa grande distribuzione. Credo che per creare una concorrenza alla grande distribuzione bisogna fare innanzitutto un piano commerciale e secondariamente bisogna dare un motivo alla gente per venire a comprare nel negozio di Voghera. Faccio un esempio: se la gente va a fare la spesa in un centro commerciale dove si trova il parcheggio gratis, dobbiamo in alternativa proporre la stessa condizione al cittadino, se no altrimenti il cittadino va nel centro commerciale perché evita la multa. Guardi, anche questo è un tema che oramai prosegue dagli anni 70. Il problema non riveste la città di Voghera. Il problema che io sostengo sempre sui tavoli di confronto è un problema che deve abbracciare un territorio. Allora, fino a quando, io guardi, negli ultimi 5 anni ho sempre e solo cercato di lavorare per un territorio. È inutile che la città di Voghera applichi dei meccanismi per scongiurare determinate aperture, pur rimanendo all'interno delle norme, quando poi comuni limitrofi applicano scelte diverse. Differenti. Quindi o le decisioni vengono prese almeno a livello territoriale e nemmeno troppo stretto, oppure ogni decisione è fine a se stessa, ogni decisione non porterà ai risultati attesi. Quindi il tavolo non può essere un tavolo di Voghera, ma deve essere un tavolo allargato. Faccio un esempio: è inutile che Voghera impedisca l'apertura di un centro commerciale se poi il centro commerciale viene aperto a Casei Gerola. Manca che spesso gli enti locali trovano, è il cane che si morde la coda, chiaramente i centri commerciali dal loro punto di vista portano occupazione, portano interessi economici e quindi è una catena che si è avviata, ripeto, negli anni 70 quando si è aperto l'allora Carrefour, e poi è diventato Iper Montebello, oggi centro di aggregazione molto importante, ed è evidente che se il centro commerciale, faccio un esempio, Voghera Est, non fosse stato aperto a Voghera, sarebbe stato aperto in un comune limitrofo, quindi certo. È evidente, con tutti i benefici, per poi sentirsi dire come pubblici amministratori che la gente esce da Voghera. Quindi è evidente che io poi sono sempre stato un fautore dell'attivazione all'interno della caserma. Voi immaginatevi cosa sarebbe oggi la città di Voghera se l'allora Carrefour fosse stato aperto all'interno della caserma di cavalleria. Probabilmente Voghera farebbe 25.000 abitanti in più.
Ma la stessa cosa possiamo dirlo per una bella opera che abbiamo realizzato, che è anche se parziale, che è la Greenway. Chiaramente oggi immaginatevi cosa potrebbe voler dire la Valle Staffora se ci fosse ancora il trenino della Voghera Barzi. Quindi noi paghiamo alcune scelte, credo, sbagliate del passato. Oggi porvi rimedio non è semplice. Chiaro è che se il tavolo è unito e se il tavolo è territoriale è più semplice. No, allora, i centri commerciali spero che finalmente anche, diciamo così, per ragioni di mercato interrompano questa fase di moltiplicazione, di proliferazione, perché ormai il mercato, proprio il mercato non assorbe più nessun nuovo centro commerciale. Io sono sicuramente non favorevole a nuovi insediamenti, ma sarei comunque favorevole a una radicale razionalizzazione degli centri commerciali già esistenti. Teniamo conto che non hanno rappresentato una ricchezza per il territorio, anzi, secondo il mio parere, diciamo, i negozi di quartiere e di vicinato hanno sofferto la concorrenza dei grandi centri, ma non solo, abbiamo sofferto noi come clienti, perché non abbiamo più la possibilità di trovare prodotti locali e di qualità a cui noi eravamo abituati. Insomma, il commerciante che conosce il proprio cliente e ha un rapporto continuativo con i fornitori locali, secondo me rappresenta più una ricchezza, meglio, molto meglio che non i centri commerciali che si riforniscono anche sui mercati internazionali di qualsiasi cosa costi meno. Questo per quanto riguarda l'aspetto commerciale. Molto semplice, guardi, le attività artigiane, commerciali, tutto quello che ruota nel mondo dell'economia imprenditoriale, territoriale, quindi non solo Voghera, perché il nostro progetto cerca di coinvolgere anche i comuni limitrofi per avere quelle sinergie che sono venute meno negli anni in quanto la politica centrale nazionale ha un po' ridotto le entrate nei comuni. Gli artigiani, quello che mi hanno chiesto, alcuni commercianti, abbiamo in lista anche noi dei commercianti dove ci pongono alcuni quesiti. Perché l'ente pubblico, il comune, continua ad aumentare le imposte, le tasse e poi sentirsi dire successivamente con altri programmi ma noi lo diminuiremo, ma bastava non aumentarle. Ed ecco allora che quelle risorse con la crisi non solo locale ma nazionale che ha coinvolto tutte le attività potevano avere una piccola boccata di ossigeno per dire posso fare un investimento, perché nei tempi di crisi bisogna investire, bisogna avere un coraggio da leone da investire. C'è una pressione commerciale sull'asse che parte da Voghera e arriva a Piacenza formidabile, esagerata. La prima iniziativa che prenderemo è quella di mettere lo stop alle licenze GDO e ai negozi di media metratura. Non ha senso continuare a depauperare i negozi di vicinato, okay, senza dare agli abitanti delle alternative. Il secondo modello che vogliamo rendere operativo è quello di coordinare in maniera molto molto stretta commercio, turismo, sport e artigianato. Un posto diventa e un luogo diventa attrattivo nel momento in cui riesce a portare gente, riesce a portare turismo, riesce a spostare da Milano e dalle zone limitrofe nel nostro territorio cittadini e famiglie che vengono qui a spendere i propri quattrini.
Quindi da una parte sulle piccole e medie imprese, abbiamo detto nella domanda precedente, semplificazione amministrativa e elementi di attraibilità attraverso la rimodulazione delle tasse. Dall'altra parte una spinta molto forte, caratterizzando e dando enfasi a quello che viene definito il marchio Oltrepadano, organizzando e coordinando cultura, sport, turismo e commercio. Io intanto ribadisco la contrarietà e l'assoluta, il fatto che il Movimento 5 Stelle vieterà assolutamente l'insediamento di nuove strutture commerciali legate alla grande distribuzione organizzata sul territorio di Voghera e anche nell'intorno. Del resto, con l'edificazione dell'ultimo centro della COP, stiamo anche perdendo l'ultima opportunità per Voghera di avere un parco cittadino di una dimensione adeguata. Noi vogliamo chiaramente sostenere l'artigianato, il commercio di vicinato, aiutando naturalmente e sviluppando più un discorso di qualità. Cioè vorremmo che sul territorio si sviluppasse un rapporto maggiore intanto tra i commercianti e i consumatori, però su proposte anche di uso, per esempio per quello che riguarda l'alimentare, un uso maggiore di prodotti di provenienza locale, quindi anche aiutando gli agricoltori locali a collocare direttamente o attraverso le loro aziende o attraverso i negozi appunto di vicinato i loro prodotti. Tra l'altro Voghera è caratterizzata dal fatto che la maggior parte dei negozi sono localizzati nel centro cittadino. Siccome nel nostro progetto c'è anche l'idea di rivitalizzare quelli che vengono considerati quartieri periferici, che in realtà devono diventare entità organizzate in maniera diversa, analoga al centro cittadino dal punto di vista urbanistico, per cui dovranno essere luoghi di plurifunzioni, noi vogliamo proporre anche i mercati di quartiere, sempre legati principalmente all'agroalimentare, perché è l'aspetto, il settore più, diciamo, più evidente, più importante, ed è quello che può portare anche a una modifica degli stili di vita, perché con un'alimentazione più sana sappiamo tutti che staremo anche meglio in termini di salute, anche in termini di conoscenza e miglior, diciamo, capacità di scelta dei prodotti da acquistare. Per quello che riguarda l'artigianato, anche da questo punto di vista è importante, secondo me, riqualificare tutto ciò che una volta era appunto artigianato di vicinato. Mi riferisco appunto, che so, al calzolaio, piuttosto che al falegname, piuttosto che all'idraulico, cioè avere la possibilità per ogni cittadino, per ogni anche organizzandolo per ogni quartiere, la possibilità di avvicinarlo immediatamente, in maniera più semplice. Questo secondo me passa però anche attraverso una riorganizzazione anche della mobilità della città, perché se per esempio Voghera venisse ristrutturata la mobilità in termini di incentivo dell'aspetto ciclopedonale, per esempio, perché la città di Voghera è tutta strutturata sull'automobile e questo è un grave errore. Primo, perché provoca inquinamento, secondo perché provoca congestione e terzo, di fatto, anche a volte la ricerca spasmodica di un parcheggio a volte allontana dal luogo o dal negozio che si vorrebbe raggiungere. Invece con le piste per esempio pedonali ben protette e organizzate potrebbe anche essere più piacevole, più facile raggiungere, non ci sarebbero oltretutto oneri di sosta da pagare.